Il rammarico sul volto di Lollo, ma dispiaciuto di aver concluso così il suo esercizio alle parallele. Ancora trave. Manila Esposito per la ginnastica Civitavecchia. Tensione anche qui, ha rischiato davvero molto. Entrate un po' alla Sono entrate tutte di grande valore. Bellissima questa triplice serie acrobatica. Manila è una ginnasta talentuosissima, molto giovane, ma già esperta, parecchie gare internazionali per lei. Un po' forzate queste fasi di salti ginnici, un po' trattenute. Bella questa invece ribaltata senza mani. Fase coreografica. Che anticipa la parte di contatto con la trave. Si appresta ai giri in accosciata. Uno, due, bellissimi. In pochi sanno eseguire questi giri con questa qualità esecutiva. Di solito sono sempre un po', diciamo, raffazzonati o rubacchiati. Invece lei, perfetta linea, la gamba distesa girava veramente parallela rispetto al piano della trave. Una jambé e una ruota senza, no, ferma lì, ti prego, ho rischiato un'altra caduta, ma è stata brava poi nel gestire lo sbilanciamento e siamo all'uscita, 1,5 salto teso dalla rondata. Brava Manila, peccato per quello sbilanciamento, non ci voleva fin lì, aveva veramente pennellato un bellissimo esercizio, prenderà delle penalità piuttosto importanti e diciamo la ginnasta che viene dopo di lei non è proprio una che... Eh sì, perché la sfida alla trave poi la chiuderà per la Brixia Giorgia Villa e quindi... Bisognava evitare davvero ogni sbilanciamento, ogni minimo piccola errore. Esitazione per mettere pressione a Giorgia Villa, che è un atleta.